Il 7 giugno, come da calendario ufficiale, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si celebrerà l'emissione del francobollo per i 140 anni dalla nascita di Italo Foschi, nativo di Corropoli, in provincia di Teramo, fondatore e primo presidente dell'Associazione Sportiva Roma. Con tale gesto si vuole esaltare la passione sportiva di un uomo di cui però non si può dimenticare l'essere stato un fascista, squadrista, violento e aggressivo che si è macchiato di crimini contro i cittadini italiani. Ad affermarlo è il consigliere regionale Luciano D'Amico, promotore del costituendo osservatorio antifascista 25 settembre 1943. Perché al di là dell'interesse sportivo, dei meriti sportivi, si è dimenticato che Italo Foschi è stato uno squadrista tra i più violenti, autore di operazioni incommentabili. Penso alla devastazione dell'abitazione del Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti. È stato addirittura espulso dagli squadristi per un eccesso di violenza ed è stato poi, nell'ambito di una carriera prefettizia che si è conclusa con la Repubblica Sociale Italiana e con la nomina da parte dei comandi militari tedeschi a prefetto di Belluno, è stato coautore e coadiutore della deportazione degli ebrei italiani, degli ebrei veneti. Ora io credo che un personaggio del genere non possa in nessun modo essere onorato con l'emissione di un francobollo celebrativo. È un'offesa alla Repubblica, ma direi prima ancora che la Repubblica è un'offesa alle vittime di quella violenza squadrista, è un'offesa alle vittime di chi è stato oggetto di deportazione in campi di morte. Senza alcun dubbio, prosegue il professor D'Amico, ci lasciano le parole che Italo Foschi scrisse ad Amerigo Dumini alcuni giorni successivi all'agguato mortale al leader socialista Giacomo Matteotti, che di quella scellerata impresa era stato il propulsore. Sei un eroe degno di tutta la nostra ammirazione. E se volessimo utilizzare le parole della Presidente del Consiglio, le parole della Meloni, che ritiene che il delitto Matteotti sia stato commesso da squadristi fascisti, dando una connotazione ovviamente negativa, beh, insomma, chi si congratula con degli squadristi è squadrista anch'esso, come Foschi. E io credo che anche la Presidente del Consiglio sarebbe dell'idea di non celebrare con l'emissione di un francobollo uno squadrista fascista, vista la censura che ha mosso agli assassini di Matteotti.